Castel Gandolfo, Miglia Monachesi. Grazie, grazie, grazie Chiara, è sempre un piacere essere con voi e con te in particolare. Anche per noi, abbiamo detto poi, insomma, ci vantiamo perché Castel Gandolfo è un po' il gioiello dei castelli romani, quindi siamo molto contenti. Oggi abbiamo tre quotidiani, abbiamo scelto Repubblica. Aprono un po' tutti sulle tasse, che insomma interessano un po' tutti. Repubblica, giù l'IRPEF, risparmi fino a 1000 euro. La Stampa, giù le tasse al ceto medio, l'IRPEF cala di 7 miliardi. Sforbiciatina le tasse, il Giornale, insomma, un po' critico. Come sempre. Un po' critico come sempre, ma noi sempre cerchiamo di dare una panoramica un po' su tutto. Certo, le tasse al ceto medio è una bella notizia oggi, assolutamente. Noi dopo questi due anni che ci hanno ucciso sotto tanti punti di vista, sanitario nel vero senso della parola, ma anche appunto economico, è una boccata di ossigeno che ci permetterà di ripartire e che l'IRPEF diciamo è una tassa che coinvolge tutti, perché coinvolge la persona fisica, e quindi veramente credo che sia un atto del governo molto 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 importante per rilanciare l'economia dell'Italia e per tornare a respirare serenamente, diciamo, ad avere un po' più di ossigeno. Diciamo che rimaniamo ad osservare cosa succede, perché la dinamica non è ancora forse chiarissima. Via l'IRAP per 1 milione di piccole imprese, no di Confindustria e sindacati che chiedono a Draghi di essere convocati. Mo vediamo un po'. Questo è la normalità, perché che una cosa possa andare bene a tutti mai non è possibile, lo dico anche per esperienza personale, quindi uno cerca di fare la cosa migliore poi si prende le critiche però la cosa importante è che va a beneficio veramente della stragrande maggioranza delle parla persone. L'esperienza di un sindaco, insomma, no? Che arrivi un po' come sta andando, insomma, manca, diciamo, poco manca, alle spero sei mesi. Spero, perché dipende anche dalla pandemia. Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo votato più tardi, una volta a settembre, una volta a ottobre, per gli effetti del Covid. Io mi auguro che quest'anno, quindi, sia perché vorrebbe dire che il Covid l'abbiamo finalmente contenuto, se non debellato, ma soprattutto che si torna a una normalità, ecco. E la normalità che ci sembra sempre più complessa, tant'è vero che gli editoriali di oggi, una scommessa per ripartire di Manacorda, sia al vaccino per bambini di Viola, e credo anche da questa parte, perché non è una mia lettura molto Francesco Forte, Francesco Forte è sulla riforma fiscale, comunque adesso premono molto sul vaccino ai bambini. Io non so come la pensi, però dico sempre che bisogna fidarsi della scienza. Io sono stata fino all'ultimo contro l'obbligo e per il convincimento delle persone, però in quest'ultimo periodo ho visto una chiusura totale al capire soprattutto una cosa, che la tua libertà personale deve fare i conti anche con una salute collettiva. Esatto, quindi tu non puoi per una tua scelta danneggiare gli altri, quindi mi auguro che non ce ne sia bisogno, perché si trovano con i mezzi a disposizione il modo di fronteggiare. Però io sono molto preoccupata, perché per esempio a Castel Gandolfo in 4 giorni siamo passati da 15 a 32 casi. È un po' dappertutto così. Delle classi sono state poste in quarantena, quindi è un segnale molto molto importante che ci deve far riflettere e ci deve far correre ai ripari, perché se noi siamo virtuosi oggi rispetto all'Europa è perché questi ripari li abbiamo adottati in tempi non sospetti, a differenza di altri. Infatti siamo da esempio, oggi siamo da esempio, vero. Perché purtroppo le critiche ci stanno sempre, ma posso dire una cosa, chi se ne frega se la cosa è quella giusta. E immagino che le classi in quarantena siano dei bambini che ancora non hanno il vaccino. E certo. Quindi voglio dire, adesso
a mali estremi, estremi rimedi, purtroppo. Purtroppo è lineare, certo, non fa piacere, no, no, portare il bambino piccolo a vaccinarsi, però è quello che dobbiamo in questo momento fare. Italia-Francia, patto europeo, oggi la firma dell'accordo per una cooperazione rafforzata nell'UE, insieme su difesa, migranti, spazio, revisione dei criteri di stabilità. Adesso, insomma, questa stretta, c'è chi dice, insomma, con la Francia, l'Italia, un po' amici, nemici, un po' cani, un po' gatti. Allora, io mi sono stata sorpresa positivamente, perché anch'io con la Francia mi, certo, sono sempre sembrati un po' i primi della classe che danno le, no, diciamo, le lezioni, e invece non sono neanche i primi della classe, dovendola dire tutte. Però cioè, oggi c'è bisogno di intese, c'è bisogno di accordi, c'è bisogno di lavorare insieme, dal singolo piccolissimo comune alle grandi nazioni, ai continenti, cioè ci deve essere una visione globale, quindi ben venga, a fronte dei problemi che dobbiamo affrontare. Non siamo più nessuno in grado di essere sufficienti a se stessi, dobbiamo per forza imparare a lavorare insieme, è una necessità. Prima si capisce e meno ci facciamo male. E più è vero, è vero. Io vorrei anche focalizzarmi sul il buongiorno di Feltri, però Feltri Mattia, perché siamo sulla stampa, il gioco e la candela. Se ti va queste due righette. Allora, sotto l'imperiosa guida di Giuseppe Conte ha deciso di travolgere la maggioranza. Chi? Qual è il soggetto? È vero, aspetta. Grillini. Ecco, parliamo dei grillini. L'assemblea dei parlamentari grillini, sotto l'imperiosa guida di Giuseppe Conte, ha deciso di travolgere la maggioranza, di accedere al 2 per mille, cioè il finanziamento pubblico. Ah, ok. Ecco. Ok. E vabbè, ci possiamo pure fermare qua, perché dice: mi sorprendo, voterò sempre più 5 Stelle, perché adesso accedono pure al 2 per 1000, poi all'immunità parlamentare, allora, poi alle scorte. I 5 Stelle sono stati un fenomeno nati proprio contro l'antipolitica. Esatto. E quindi la loro carta d'identità era che non dovevano avere nulla a che fare con nessuno della politica e con nessuno degli strumenti che la vecchia politica, ma anche loro stessi dovevano essere nuovi, non potevano fare più di un mandato. Poi si sono scontrati con la realtà, perché è impossibile. Esatto. È come chiedere di verniciare casa a qualcuno che come requisito deve avere di non averlo mai fatto. È chiaro che non potrà venire una casa fatta bene, al di là delle buone intenzioni che io riconosco. Quindi adesso hanno imparato a verniciare casa, e quindi il loro supporto sarà sicuramente importante, e quindi sono ben felice di una notizia del genere. Quindi si stanno, diciamo, assestando su quella, sì, che è la struttura per forza classica del partito politico, volendolo rifuggire, assolutamente, però è così. Allora, le donne, ieri è stata la giornata, insomma, lo sai, assolutamente, contro la violenza sulle donne. Non abbiamo fatto una bella figura, nel senso che a votare c'erano su 630 deputati, sì, no, una 8, cosa odiosa. 8 sulla odiosa mozione, mi sembra che è lì, no? Eccolo, l'autogol politico della Camera deserta nel voto contro la violenza sulle donne. Insomma, forse eravamo impegnati tutti. Allora, io me la sono letta un po' questa cosa, perché mi sono scandalizzata quando l'ho letta. È stato, secondo me, sbagliata la data in cui affrontare il giorno, dici, perché, certo, da quello che ho letto, è un giorno in cui tutti stanno nei commissioni, e quindi doveva essere affrontato un tema così importante con la Camera piena, quindi quando, certo, c'era una seduta in cui si dovevano votare degli atti, certo, e avrebbe avuto il giusto risalto. Farlo in questa maniera è una caduta veramente di stile del governo. Sì, perché insomma ne abbiamo fatto, esatto, i social erano pieni, noi tutti in prima ogni linea. Ogni comune ha fatto la sua parte per sensibilizzare l'opinione pubblica ad agire su questo tema, perché anche qui solo insieme si può risolvere, senz'altro le istituzioni, ma ognuno di noi, la scuola,
ognuno di noi nell'educazione dei nostri figli, perché se noi insegniamo il rispetto e la capacità di accettare i no, perché poi il bullismo o anche la violenza nasce dall'incapacità di accettare i no e di rispettare l'altra persona per tu quello che è. Tu le dici nelle scuole queste cose, vorrei un attimo soffermarmi su questo, perché tu vai proprio parlare con gli studenti. È questo, vai proprio a parlare con gli studenti di questi temi, e questo è importante, una cosa che è apprezzabile. Cosa devono fare i ragazzi che magari si sentono colpiti dai bulli, come dire? Guarda, quello del bullismo è un fenomeno che riguarda tutti e due, anche il bullo va aiutato, perché anche il bullo ha una sofferenza, una carenza che va colmata in qualche maniera. Quindi intanto devono gli insegnanti che più stanno vicino, i genitori, capire, percepire questo bisogno di aiuto che hanno, e poi dargli gli strumenti che possono essere percorsi di accompagnamento psicologico, percorsi di recupero più concreto, secondo ogni caso è se stesso, secondo me. Però gli strumenti ci sono. Non vanno lasciati soli, assolutamente. Lo strumento deve essere un vestito su misura per quella situazione. Oggi fortunatamente non è più come una volta. Io volevo soffermarmi, non so se vogliamo inquadrare, il violento pentito. Ecco, questa è un'intervista che ho avuto il piacere di leggere, siamo sulla stampa, in primo piano. Carlo, 41 anni, professione architetto, ha chiesto aiuto dopo aver aggredito la ex. Ho capito che sbagliavo e mi sono curato. La violenza non conosce età e classe sociale. Ecco, sindaco, su questo ti volevo dire, insomma, tu hai anche accolto vari approfondimenti sul tuo territorio su questo tema, proprio di intervenire sui maltrattanti è importante. Qui addirittura, insomma, questo Carlo ha aderito a un programma uomini maltrattanti dell'associazione livornese LUI. Stanno avanti, hanno fatto degli questa sportelli. Non la conoscevo questa. Ecco. Tipo di assistenza. Lui dice, dichiara: mio padre picchiava mia madre, non cerco alibi sicuramente, ma quel disagio non lo scrolli più di dosso. Purtroppo questa è una dinamica che si mette quasi sempre in moto. Chi subisce violenza da bambino lo ripete. E quindi è importantissimo che ci siano queste associazioni, è importantissimo che ci sia la consapevolezza da parte delle persone di quello che sono e di come uscirne, così come per l'alcol, così come tutta una serie di dipendenze che poi prima ancora che chi ti è vicino fa male alla persona che lo prova, perché è una persona che non vive, che non si realizza. Purtroppo dobbiamo iniziare a pensare a quello che, insomma, stiamo sempre dicendo, ad aprire anche questi sportelli per i maltrattanti, perché le donne vanno accolte, ma i maltrattanti vanno curati, altrimenti le donne saranno sempre di più. Detto prima di leggere l'articolo, perché sono convinta che sia proprio la chiave di svolta questa, assolutamente. Esattamente. Sono due fragilità che devono essere aiutate, e purtroppo le fragilità sono sempre di più nella società purtroppo di oggi. Sì. Purtroppo sì, e insomma adesso ci si è messa la pandemia e l'uso smoderato, insomma, delle nuove tecnologie. Anche la pandemia ha portato tanto malessere, sì, è vero. Tanta frustrazione, tanta rabbia. Oggi c'è una rabbia incontrollata per qualsiasi cosa, ci si può mandare all'ospedale o addirittura uccidere per un parcheggio. Quindi c'è qualcosa che deve essere curato insieme agli effetti materiali del Covid. Parlavo con gli altri sindaci dell'area, insomma, ma anche nord di Roma. Quello che stanno riscontrando è che i ragazzi hanno veramente seri problemi, i ragazzi adolescenti. I ragazzi sono stati quelli più penalizzati, insieme agli anziani. Perché per loro la socializzazione è tutto oggi. Noi anche adulti
abbiamo capito quanto è importante e quanto ci è mancata. Certo. Io la prima manifestazione che ho rifatto in presenza mi sentivo una felicità, e avrei baciato tutti, veramente. Ci è mancata proprio, abbiamo capito tanto da questa pandemia. Abbiamo capito che siamo persone che hanno bisogno dell'ambiente, hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di mettere un po' da parte i social, anche se in questo periodo ci sono serviti tanto anche per il lavoro, per la scuola. Insomma, però dobbiamo capirne l'uso, quello che dicevamo anche con gli esperti psicologi. Quello che ti volevo dire, anche se hai riscontrato come Castel Gandolfo un aumento di residenti, nel senso che ci sono stati una fuga di romani molto importante che ha fotografato l'Istat. Buongiorno. Posso portare qualcosa? Qualcosa? Caffè? Ah, volentieri. Grazie. Grazie. Grazie a Blackjack che ci ospita. E quindi niente, è stato fotografato una fuga dei romani verso i paesi anche più gradevoli, più accoglienti, più verdi. Sì. Allora, o la frequentazione non è comunque cambiata la residenza, perché molti a Castel Gandolfo hanno una seconda casa per le vacanze, diciamo, a parte il Papa. Però Castel Gandolfo, hai fatto tu la battuta. I villini, cioè da sempre la borghesia romana in tempi passati, ma anche gli imperatori sono sempre venuti a Castel Gandolfo per trascorrere un periodo diciamo di riposo, e anche tante famiglie del ceto medio. Quindi in questo periodo sì, tanti sono venuti a Castel Gandolfo, soprattutto le persone, anche le persone in pensione, le persone quindi la frequentazione meno è stata maggiore. Assolutamente sì, assolutamente. E sì. Questo è un altro effetto Covid. Poi parlavo con una persona molto, insomma, conosciuta, diciamo, nel territorio, e diceva che con piacere è venuto, credo lo scorso weekend, a visitare, insomma, i giardini del Papa, e ha detto: io non so, sono curioso di sapere, ho visto tanta vivacità, tanto interesse, tanta cura, e io non credevo di vedere cose così belle. Dice: ma che cosa è cambiato per i residenti di Castel Gandolfo? È stato alla fine un, diciamo, tra virgolette, il fatto che Papa Francesco ha messo a disposizione le stanze, è stato un beneficio per la collettività, oppure vogliono il Papa lì? Cioè che... No. Allora, noi vogliamo il Papa lì, assolutamente. Diciamo che la presenza del Papa a Castel Gandolfo non è solo un fatto, anzi, prima che un fatto economico, è un fatto proprio di presenza, di affetto. Cioè, Castel Gandolfo da più di 400 anni vive della presenza del Papa. Uodiva c'è stato per 30 anni e c'è stato tantissimo. Grazie. Bergoglio altrettanto, grazie. E quindi quando abbiamo capito che non sarebbe venuto, sinceramente ci è dispiaciuto tantissimo. Qualcuno si è pure un po' arrabbiato infatti, ecco. Lo dicevamo. Però vanno dette due cose. Una è che questo Papa è un Papa pioniere, un Papa veramente evangelizzatore, e va dove non sono andati gli altri, almeno io così vedo. È vero. E secondo, lui ci ha fatto questo grande dono di aprire comunque le ville, ha detto: io non vengo, ma però mi prendo cura di voi anche da lontano. Infatti. E devo dire che le cose non sono affatto peggiorate, anzi, questo. Perché mentre prima la presenza del Papa era nei mesi estivi, in determinate ore, e poi quindi era una visita mordi e fuggi, venivano, riempivano la piazza e sparivano. Oggi vengono in tutti i mesi dell'anno. È questo che volevamo dire. Alla fine ha fatto un gesto assolutamente molto molto che ha portato, e poi positivo che per la nostra comunità. Sta iniziando veramente è entrato a regime e piace molto, perché i giardini di Castel Gandolfo sono veramente belli, ma più belli addirittura di quelli del Vaticano. Sì, lo dicono. E lo dico senza tema di smentita. Sindaco di Castel Gandolfo. No, ma è vero, ci sono
dei reperti archeologici, dei reperti storici della villa di Diomiziano che non stanno da nessun'altra parte. No, è vero. C'è un teatro, c'è un criptoportico, c'è un museo. Veramente, e ci sono delle piante stupende che solo lì si possono vedere. No, è vero, è una cura. Oltre la fattoria, e lo dico sempre, con la casa delle galline fatta in ceramica, con ceramica dipinta a mano, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di unico. Sono fortunate. Vale la pena, vale la pena. Allora, di Castel Gandolfo, insomma, c'è tanto da dire e anche poco, nel senso che la tua amministrazione è stata sempre equilibrata, hai soddisfatto, diciamo, per quello che hai potuto i tuoi cittadini e hai vissuto questo periodo pienamente di pandemia e hai dovuto gestirlo. Non so quello che vuoi dire come bilancio, però, insomma... Beh. Allora, un sindaco sa che naviga sempre a vista, però Santo Lucia, mamma mia, quando si esagera, si esagera. Allora, l'abbiamo detto prima, io pensavo di avere un papa, poi addirittura di averne due, mi sono trovata senza manco uno. Poi ci si è messa pure la pandemia, la crisi economica già c'era, quindi... Però sei una donna, quindi... E quindi ci siamo rimboccati le maniche. Diciamo che la cosa principale per me è sempre stata il faro ispiratore, stare vicino ai cittadini, capire quali sono i bisogni prima che la buca o la cosa, umani proprio, quindi di assistenza, di cura della scuola, dei servizi che possono essere dati. E questi li abbiamo dati in particolar modo proprio con la pandemia, perché il bisogno di non sentirsi soli, e di avere vicino le istituzioni, in particolare poi a Castello istituzioni ci si conosce tutti. No, mi piace a me, che... io sono Miglia, non sono il sindaco, a me questo fa tanto ma è piacere. Vero, perché io incontro telefono in piazza, mio ce l'hanno tutti, salgono, nemmeno dico io devo andare da Miglia, dico ma è il sindaco, sì, devo andare a parlare. E la cosa, diciamo, il modo in cui si inizia una discussione è sempre: scusa Miglia, un minuto, ho un problema. Bene. I problemi sono tanti, ho letto l'altro giorno di un sindaco che ha scritto un libro sulle cose che chiedono, però per me questo è fare il sindaco, questo ascoltare. È essere a disposizione, ascoltare e cercare di risolvere i problemi con una visione anche di progettualità grande, ma certo, anche spicciola e con tanta semplicità. Questa è la mia caratteristica, qualcuno l'ha presa per debolezza, ma anche qui chi se ne frega. Io credo che l'umiltà e la semplicità siano un valore, non dopo tutto quello che è successo. Voglio dire, no, va bene, va bene, è andata bene. Adesso c'è chi invoca l'uomo forte, vedremo, o la donna forte. Però una donna, insomma, una donna al timone è stato importante, insomma, hai tirato fuori i muscoli. Io ho portato quello in cui credo, ho cercato di darlo e credo che sia arrivato, anche perché sennò non avrei avuto la conferma del secondo mandato. Mi auguro che questa visione di condivisione, di partecipazione, di non stare sopra ma stare insieme per risolvere i problemi possa proseguire nel prossimo mandato di governo. Senti, noi abbiamo sempre ogni volta una chiamata e chiamo un collega Emilio Ammaturo, lui è a Guidonia, per un saluto. Chi è? Emilio Ammaturo. Buongiorno. Buongiorno Emilio, grazie, sono con il sindaco di Castel Gandolfo. Buongiorno Emilio, non ci conosciamo ma molto piacere. È un piacere per me, insomma, vedere una donna che fa il sindaco è sempre un piacere. Ecco. Solo voi potete sopportare il peso e il carico di fare il sindaco di qualsiasi città, poi di un paese come Castel Gandolfo. Che tu conosci bene, hai pure amici cari. Certo, mi fa piacere. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Emilio, senti, insomma, il sindaco ha detto che all'inizio lei pensava, riguardo il Covid, che ci dovesse essere un po' una libertà di scelta, giustamente, no? Perché uno deve essere consapevole di quello che fa.
però adesso la situazione comunque sta degenerando e bisogna prendere una scelta un po' altruista, forse ho interpretato bene, per la collettività. Tu che cosa ne pensi? Io sono sempre per la libertà di scelta, ma la libertà di qualcuno non deve ricadere sull'oppressione dell'altro. Ovvero, chi decide di non vaccinarsi per paura, per timore, perché non sa quello che c'è dentro, perché ha i suoi motivi personali, ma ha perfettamente ragione, ma non deve più frequentare la società civile. Questo guarda, mi sa che siamo tutti d'accordo. Assolutamente. Nel senso più buono della parola, io non do dell'untore alla persona che non si è vaccinata. No, certo. Intendiamoci. Anch'io che sono vaccinato, anch'io che ho provato a farmi la terza dose, mi è stato detto in automatico che io prima dell'11 gennaio 2022 non posso farmi la terza dose. Ci prenotiamo intanto. Sì, no, non è possibile prenotarsi, però intanto ci sono delle cose che andrebbero perlomeno chiarite. Quello famoso pass, il Green Pass, che doveva durare un anno, poi si è ridotto a 6 mesi, poi a 9, adesso sta a 5. Ecco, forse se ci fosse stato un po' di chiarezza sarebbe stato meglio. Se ci volessero dire i responsabili di quanto, anziché fare i gufi in televisione, perché mi viene sempre a mente una battuta di Linus che diceva: io la sera dopo il PG, per tranquillizzarmi, mi guardo un film un po' horror, no? Che questo è, ti guardi un telegiornale e te ne vai a letto pensando: spero domani di rialzarmi. Non hai tutti i torti, Emilio, non hai tutti i torti. Certo, se qualcuno ci dicesse: signori, bisogna vaccinarsi, visto che la pandemia è mondiale, ogni 6 mesi, uno se ne fa una ragione e non si inventano milioni di parole che non servono a niente. Però qualcuno mi deve pure spiegare perché sulla Gazzetta Ufficiale, sono molto serio. No, lo so, ma tu leggi tutto. Ufficiale della Repubblica, il 19 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge del Ministero della Salute che, guarda caso, risale al 12 agosto del 21. Cioè, quindi ci sta una differenza di 4 mesi per la pubblicazione di un decreto legge. Ma che cosa diceva questo decreto legge? Dai numeri per la remunerazione, i soldi che si danno per la funzione assistenziale, l'incremento tariffario per le attività rese ai pazienti affetti da Covid. A pagina 17 c'è scritto, del 19 novembre della Gazzetta Ufficiale, che riporta il decreto legge del 12 agosto. In pratica si dice che si pagheranno 3.713 euro per ciascun episodio di ricovero con durata maggiore di un giorno. Io vado in ospedale, mi ricoverano. C'è anche questo lato. 3.713 euro. Certo. Se il ricovero è transitato in terapia intensiva, la cifra ammonta a 9.697 euro al giorno. Non c'è bisogno di commentarla. Allora, uno che non è vaccinato e viene ricoverato, o quello vaccinato che viene ricoverato, signori, popolo italiano, le cifre sono queste: 3.700 euro o 9.697 euro. Certo, chiaro Emilio, chiaro. Passa, diciamo solo questo. Noi ti ringraziamo. Grazie Emilio, piacere, buona giornata. Anche a voi. Grazie. Saluti. Grazie. Lui va sempre a leggere nel dettaglio. Sono comunque spese nostre, come si dice. Cioè, è sempre stato, in questi giorni ci sono dei dubbi. Dice: che dobbiamo fare? Un nuovo Green Pass? La risposta è no. La validità del Green Pass è sempre di 9 mesi. Di 9 mesi. Si aggiorna in automatico, però dobbiamo giustificare il fatto che ci sia la prenotazione per il booster, la terza dose, o come si chiama il richiamo,
come lo vogliamo chiamare. Sì, 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 okay. Quindi è importante dire non andiamo nel panico, perché non dobbiamo rifare tutte le carte. Si ricarica in automatico, è come la tessera. Assolutamente. Avremo lo stesso Green Pass. Non abbiamo microchip, non ci viene, non ci verrà la coda. Prima il Green Pass lo potevi avere anche con il tampone. Oggi, esatto, no. Oggi no. Devi, esatto, essere vaccinato o guarito, punto. Se sei e vaccinato, è super guarito, Green Pass. Vai da dove ti pare, altrimenti si resta sei, a casa. Ecco. Sei libero di non vaccinarti, ma anche noi siamo liberi di muoverci, di poter circolare. Assolutamente. Io sindaco Milvia ti ringrazio per essere stata qui e insomma, se ti va di lasciare un messaggio, come dico a tutti i sindaci prima di salutarci, o riguardo la pandemia o comunque riguardo il tuo bellissimo paese che rappresenti. Allora, intanto ti ringrazio io, perché veramente è stato piacevolissimo anche il caffè. Grazie. Quindi è proprio una chiacchierata fra amiche e ce n'è bisogno, come dicevamo, dopo il Covid è ancora più bello. Grazie. Il messaggio è quello che ho detto anche in tutti gli interventi che ho fatto: dobbiamo essere responsabili, dobbiamo essere uniti, dobbiamo capire che cosa ci sta dicendo questa pandemia. Ecco, dobbiamo fare scelte diverse per tornare a vivere serenamente, quindi meno individualismo e più capacità di pensare a chi ci sta intorno. Solo così potremo stare bene. E poi è il Natale, è il momento della solidarietà. Facciamolo veramente, un gesto di solidarietà. Grazie Emilia. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. E noi ci vediamo venerdì prossimo con il sindaco di Rocca Priora. Wow, ok.